chiude per il momento, ma vi ci riporto tra un'ora, mentre tra poco parleremo di cinema, ma di cinema alternativo, quello delle produzioni indipendenti che spesso fanno cose egregie ma che non riescono ad entrare nel grande circuito. Ora c'è Mio. Questa è Radio Monte Carlo, sono Di Maggio, se amate la buona musica amerete anche il buon cinema. E se volete del cinema un po' alternativo e molto divertente, adesso vi racconto di un film che si chiama Brokers, Eroi per Gioco, uscito ieri in DVD. Abbiamo l'attore, doppiatore, sceneggiatore che l'ha inventato, diciamo così, un amico, Riccardo Leto. Ciao! Ciao Fizio! Com'è uscito fuori questo Brokers, Eroi per Gioco? Guarda, me lo chiedo ancora adesso, come si è potuto succedere? Ma è uscito dalla mia mente malata, insomma, un po' di anni fa l'avevo scritto, poi ho incontrato fortuna veramente un produttore che ha creduto a questa avventura e insomma abbiamo iniziato, abbiamo girato il film e adesso è uscito finalmente il DVD in vendita, insomma siamo contenti, pur essendo una produzione indipendente siamo riusciti ad arrivare al traguardo finale che poi è il punto, il DVD. La distribuzione come avverrà? Dove si può trovare? Guarda, la distribuzione a livello cinematografico è stato un po' il nostro tallone d'Achille, perché come sai in Italia distribuire un film nelle grandi sale è molto molto difficile e quindi abbiamo fatto un po' come si dice a modo nostro, con la nostra pizza in mano ce ne siamo andati per le sale, però abbiamo ottenuto un magro bottino. E invece per quanto riguarda il DVD invece abbiamo stampato 5.000 pezzi e quindi lo mettiamo in vendita tramite il sito ufficiale e quindi la gente se lo può comprare a un prezzo veramente politico, quindi un bel regalo di Natale, un film per la famiglia, un po' per tutti, ecco. Ecco, cosa c'è in Brokers, Eroi per Gioco? Innanzitutto spieghiamo che è una commedia con i bambini, quindi è una favola, per lo più si parla di borsa, borsa non come la conosciamo noi, quella cattiva, insomma quella di Wall Street, ma una borsa un po' più leggera, un po' più favolistica, in quanto dei bambini si mettono a giocare in borsa e raggiungono dei risultati inaspettati. Okay, ecco, questo è il tema. Non aggiungere altro tranne i nomi dei tuoi compagni d'avventura. C'è Fabrizio Rizzolo che conosco. Assolutamente, Fabrizio Rizzolo che è il protagonista di questa favola. Poi ci sono tantissimi altri attori più o meno conosciuti, ma da non far torto a nessuno e li elenchiamo tutti, dai, velocissimi. Giovanni Boni, il sottoscritto, Anna Maria Malipiero, Sergio Muniz, Margherita Fumero, immensa, poi Diego Casale, Fabio Rossini, che sono i Mammut di Zelig, poi Antonio Sarasso, Daniela Airoldi, Isabella Tabarini, insomma tantissimi, davvero tantissimi. E poi ovviamente abbiamo la chicca musicale, visto che insomma si parla anche di musica Radio Monte Carlo, e le Puppini Sisters. Dai, Marcella Puppini e le ragazze, siete stati le grandi. Le Puppini Sisters ci hanno onorato della loro presenza e della loro splendida interpretazione vocale, hanno fatto un cameo, insomma siamo contentissimi. Brave, davvero, molto brave. Riccardo, visto che te sono iscritto e te lo sei scritto, te lo sei cantato, te lo sei realizzato, adesso ci hai messo un sacco di curiosità, dacci il sito dove andare a trovare Brokers, Eroi per Gioco. Allora, Brokers, Eroi per Gioco lo potete trovare direttamente su Google, anche scrivendo solo Brokers, per Gioco, oppure c'è, sì, ma perché più che altro fa parte di una serie di film che verranno fatti dalla società di produzione che è la DGT Network, quindi io do l'indirizzo, comunque brokers.dgt-produzioni.com. Questo è l'indirizzo completo. L'URL. Però su Google basta scrivere Brokers, Eroi per Gioco e si trova. Grande macchina, yeah. Google. Riccardo Leto era con noi, attore, doppiatore, sceneggiatore di Brokers, Eroi per Gioco. Ciao. Ciao, grazie Maurizio e grazie a tutti voi di Radio Monte Carlo. Ciao.